questo momento della mia vita sono i ristoratori di Palazzo Reale. Diciamo che do una mano affinché Palazzo Reale venga valorizzato. Ecco, lei si è presentato qui quest'oggi, in questa giornata particolarissima, Sì, con i fari questa è del una giornata mestiere. speciale e abbiamo deciso tutti quanti di collaborare in questa meravigliosa Siete tutti qua iniziativa. gratuitamente, Assolutamente, questo è evidente. vero? Compreso il direttore. Soprattutto il direttore. Quest'oggi noi facciamo una cosa interessantissima. Facciamo vedere a tutti due cose. La prima è come si fa poi un dipinto. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare su un dipinto straordinario che è questo di Luca Giordano e abbiamo fatto vedere a tutti i visitatori un piccolo saggio di pulitura. E se vuole lo facciamo anche adesso Sì, noi. sarebbe bellissimo. Quindi noi Così andiamo a facciamo. togliere, vedete questo dipinto che è un dipinto che ha dei problemi di verniciatura perché la verniciatura col tempo è diventata opaca, molto meno trasparente, quindi la riflessione dei colori è estremamente sorda. E una delle operazioni fondamentali del restauro è quella di andare a togliere la vernice per ridare lo splendore al quadro e soprattutto per poter permettere altre operazioni di restauro. È chiaro che la pulitura è la fase più bella perché è la fase dove Che ti il fa uscire colore viene proprio i colori. riscattato e torna ad essere quello che era all'origine. E naturalmente noi non andiamo a investigare la pellicola pittorica, ovvero non andiamo a toccare quello che il pittore ha fatto e ha dipinto, ma andiamo semplicemente a togliere la vernice superficiale, che è una vernice che è stata messa dai restauratori nel corso del tempo, con un semplice batuffolo e un solvente adeguato, che è un solvente molto leggero, e con un po' di metodo. Ci vuole tempo e pazienza, Ci vuole oltre che tempo e capacità, pazienza, ma eh? soprattutto ci vuole l'abilità fondamentale del restauro è quella di capire dove fermarsi, quindi quella di evitare di fare danni. In passato, nei secoli scorsi, ne sono stati fatti parecchi, vero, di Beh, danni sì, ai dipinti? assolutamente, anche perché i secoli scorsi, soprattutto l'Ottocento, è stato un secolo di grandi sperimentazioni chimiche e per cui a volte con dei risultati catastrofici. Ecco, vedete, la vernice adesso si rigonfia lentamente sotto l'azione del solvente. Il quadro diventa pulito e il cotone resta completamente sporco Di questa di vernice. vernice che si è completamente alterata. E questo è il colore così come l'ha dipinto Luca Giordano. Pavimento realizzato da Peters intorno al 1840. Dicevamo, Peters era Peters è un abilissimo un signore. artigiano che già nel 1840 porta a Genova l'uso delle macchine a vapore, quindi riesce già a industrializzare questo settore e fare fare uno scatto in avanti all'ebanisteria con una grande novità, cioè la capacità di rendere assolutamente industriale un settore che invece era ancora fortemente artigianale. La grande qualità di Peters nei tagli e nell'uso dei legni e nelle grandi realizzazioni, come in questo caso fatto per il re Carlo Alberto, permette dei risultati come questo. Cioè questo pavimento straordinario, tutto fatto in tarsio, quindi assommando legni diversi e mescolandoli assieme semplicemente per incastro, che è stato ora restaurato in tre stanze diverse. Perché questo pavimento, come tutti i pavimenti, è invecchiato, cioè era coperto da strati di vernice che ne hanno alterato le superfici, che sono state rimosse, e sono stati trattati in questo caso con una grande novità, cioè una vernice antica. Noi abbiamo trovato l'idea giusta, che era quella di verniciarli con una vernice ottocentesca. Quella La che vernice usiamo noi. Sì, ottocentesca è una vernice a base di cera, mescolata con una sostanza che è la colofonia, che è una resina dura, che permette di avere delle superfici perfettamente lisce, compatte e soprattutto questa vernice è facilmente esportabile e quindi permette un domani per qualunque altro restauratore la possibilità di essere cavata con grande facilità. invece le vernici nuove avete dovuto Le togliere vernici con un po' nuove, di fatica, vero? possono avere il rischio di essere delle vernici che sono di difficile eliminazione. Quindi noi mettiamo sempre delle sostanze che possono essere levate con grande facilità, finché un restauratore che 30, 40, 50 anni se ci metti ancora nella pulitura di questo pavimento, non faccio la fatica che abbiamo fatto noi.